ci siamo aggiornati a domani, abbiamo già risolto alcuni punti, altri punti devono ancora essere risolti e quindi ci diamo tempo anche domani vista l'ora. In questo modo abbiamo anche... Ma la rottura è scongiurata o ancora, come dire, il progetto è in bilico? Mi sembra che parli il fatto che usciamo da questa riunione dopo ore di riunione costruttive e che domani ci vogliamo ritrovare per andare avanti, quindi è chiaro che la volontà politica è di andare avanti e andare avanti insieme. Come è andato? Un nulla di fatto, Italia Viva ha ribadito che Italia Viva continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile, nel senso che non si può pensare che nasce un partito e che gli altri continuino a fare la loro attività, per cui Renzi fa politica con Italia Viva mentre nasce un altro partito, questa non è possibile. Ci rincontreremo domani sera, ma se questo punto non viene sciolto il partito unico non nasce. Noi, se continuano a esistere Italia Viva, a Leopolda, finanziata da Italia Viva, che va avanti nel 2024, quindi il nuovo partito nascerebbe senza un supporto finanziario, senza personale, senza una sede. No, signori, stiamo scherzando. Io non mi metto nelle condizioni di fare una roba che non ha né capo né coda, per cui mentre noi facciamo la campagna delle europee, Renzi fa la Leopolda parallela fatta da Italia Viva. Ah, raga, ma dove? Ma che c'ho scritto, come dicevano quelli, ma che c'ho scritto Giocondo in fronte? La delibera per lo scioglimento dovrebbe avvenire dopo che lui ha visto chi è il segretario e il 2 per 1000 arriva quando arriva, anzi scusate, non arriva mai, per cui il nuovo partito nasce senza un euro, però lui si impegna quando c'è da mettere dei soldi a mettere dei soldi, ma questo meccanismo non è un problema per lui, è un problema anche per me. Pensate un attimo, se domani mattina segretario venisse eletto un altro, io avessi la facoltà di dire beh non ti do più i soldi per far funzionare il partito, ma che cacchio di ragionamenti sono? Riga. Domani serve la presenza di Matteo Renzi per arrivare a un punto definitivo. La presenza di Matteo Renzi servirebbe ogni volta per la semplice ragione che la persona che sedeva in questo comitato che aveva la delega si chiamava Ettore Rosato, che è stato rimosso perché Matteo Renzi ha ripreso le redini direttamente del suo progetto. Ora, io voglio capire come si fa a gestire un partito, anzi una federazione di partiti, in cui non c'è il segretario di quel partito, per cui le persone che vengono non hanno delega per prendere decisioni, tant'è che abbiamo dovuto interrompere la riunione e rimandarla a domani perché forse Matteo Renzi ci farà sapere, ma è finita la pazienza. Invece di fare le dichiarazioni in cui dice mi sento Buddha reincarnato, sono Zen, mentre la Bosco dice prima di entrare in riunione Calenda è inaffidabile, prenda, faccia due passi da dov'è, peraltro oggi mi risulta essere a Roma, venga alla riunione e dica come la pensa, perché nella vita le cose si fanno a viso aperto e non per interposta persona. Fine della conversazione. Gli attacchi personali, 10 minuti prima vedi la Boschi di entrare in una riunione, denotano la volontà di rompere. E questo giochino del a chi rimane il cerino in mano è un giochino a cui io mi sottraggo. Sul conflitto di interessi? Dentro il partito ci saranno standard di etica per le cariche che non consentiranno a chi fa iniziative di lobby di sedere negli organi dirigenti, perché noi siamo liberali e la prima cosa che devono tutelare i liberali è la trasparenza e la mancanza di conflitti di interessi. Fine della discussione. A Renzi, ripeto, se lo vuoi fare, chiudi Italia Viva, smetti di fare attività politica con Italia Viva, la fai negli organi del terzo polo se esistono le condizioni di mancanza di conflitto di interessi per farla e si va avanti così. Non la vuoi fare? Non è questo il tuo percorso? Benissimo. Oggi, prima di entrare, c'è stata un'agenzia Fonti Italia Viva, il documento è quello che abbiamo già visto e condividiamo, di quel documento non condividono la parte sostanziale. Quindi, per favore, e lo dico per tutti, se si vuole, e siamo veramente ai tempi supplementari, chiudere questa operazione che abbiamo promesso agli italiani, smettetela di fare giochini, smettetela di fare attacchi personali, fate pace col cervello, volete fare un partito unico o volete tenere in vita tre partiti? Se volete tenere in vita tre partiti, amici come prima, io e Matteo Richetti sulla scelta di Matteo di fare il direttore del Riformista, che abbiamo saputo lui dopo, io un quarto d'ora prima, abbiamo semplicemente detto che le due cose vanno tenute ben separate, come ovvio e logico, perché il potere della stampa è un potere separato dalla politica e questi conflitti di interessi li abbiamo sempre criticati dappertutto. Gli abbiamo detto solo questo.
Questo è stato considerato dai suoi una ragione sufficiente per attaccare a 360 gradi. Ripeto, qui si costruisce un partito, non si costruisce il fan club di un leader, ma in quel collegio che è deputato a prendere decisioni ci deve essere qualcuno deputato a prendere decisioni. Chiaro? Se no, non c'è problema, si assumerà Renzi la responsabilità davanti agli elettori di aver detto una cosa e di averne fatta nei fatti un'altra, ma io non vado avanti a fare una pecionata.